Sì, ne ha trovato uno! Se n'è andato. È tornato. Se n'è riandato. È ritornato! Porco! Finitela di iscrivervi e disiscrivervi, mongoli del cazzo. LGB. Incoming! Vediamo che succede. Aiuto, mi vuole violentare. What the fuck? Ciao a tutti i membri del branco, sono sempre il vostro Ale LGB e oggi sono nella galleria di Andrea Di Pre. È un piacere essere qui con te. Piacere mio, c'è pure il grande Osvaldo Paniccia. Cosa ne pensa degli stronzi che si iscrivono e si disiscrivono? Una cosa seria. Molto seria, non si può prendere sotto gamba. E meriterebbero di essere inculati a sangue, vero? Esatto, esatto. Allora vediamo che vuole la niga che fa stretching. Questo è facile, ti serve un lama detector. Lamina del deserto, utile quanto ficcarsi un lapis in culo. Un metal detector, ciapa e purtaca. Ecco fatto. Cazzo, mi lanci addosso le pietre, brutta zoccola. Mi hai chiamata niga. Allora ti chiamo il fratello Exo. Spacco, me la godo, spacco, gimbanetto. Ma che cazzo è? Wonderman che esplodono, GG. Stai seguendo la puntata di Art Attack, dove ti costruisci un gabicesso di carta e ti serve la colla? Beh, allora niente è meglio della colla di muciaccia. Maniaca colla dura, sempre colla E. E anche questa è fatta. Ti serve un po' di colla vinilica. Colla ventilatissima. Ah, vediamo chi è il prossimo. Oddio, er pinguino di Dredd, farò tutto quello che vuoi. Metti fuori un solo a telecamera e la guardi, altrimenti ti stupro il culo. Va bene, lo farò, ma non farmi del male, Sig. La telecamera è andata, proviamo a rendere la guardia mona. Non era quello che intendevo, ma dai movimenti sembra sia un po' mona, XD. So che è un po' rude, ma devo per forza renderla morta. Fanculo, oppure sbagliato. Ecco fatto, pinguino, salutami lo zio Dredd. Ma sti cazzi. Questa guardia merita un funerale, meglio chiamare un esperto del campo. Ecco Montesi, fagli un bel funerale. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi. In che senso dolorosa passione? Però io intendevo scopata totale. Ah beh, fai come vuoi, intanto io vado avanti. Vediamo questo che vuole. La ragazza del quadro è sola. Nessun problema, ho io l'amico ideale. Ecco fatto, divertiti con Maometto. Ora dovrebbe mancare il pezzo di sopra. Mi sembra che qui bisognava completare la mostra. Vediamo che ci può stare. Ma certo, serve un... ore sex porco il lama. Ok, non so che minchia ho creato, comunque non va bene. Allora fact system, diamogli una portaerei che facciamo prima. Problema risolto, ora vai alla conquista del mondo. Ah ragazzi, questo pezzo lo taglio un po' perché qualsiasi cosa scrivevo non andava mai bene, lol. Proviamo con una pirlamendire fasfsafvaf. Pagamento cassa, vabbè, mettiamo una piramide e basta che devo continuare il video. Era ora di Ocefalopode. Questa la so, vai con la dubstep gun. Oddio, levatemi quel truzzo venuto male.
Ah, ok, ho capito, potevi dirlo prima che ti serviva un helicopter. O forse volevi un aereo? Che aereo popo de merda. Ah scusa, volevi un fulmine? Forse non dovevo fumarmi 15 joint stamattina. E anche questa è fatta. Questo coso non mi dice niente, mi sa che mi tocca improvvisare. Fatemi pensare, che minchia potrei mettere qui? Ma, andiamo a tentativi. Sì, ma in questo gioco non c'è quasi mai un cazzo di quello che scrivo. Ah, ho capito, vuoi fare a botte con qualcuno? Allora prenditi Maometto e non scassare. Neanche quello va bene, allora vuoi un po' di figa? Ecco, ti accontentato. Vabbè, vorrà dire che sei omosessuale. Forse ho capito, tu devi essere Don Quixote, proviamo col darti il cavallo di Cicciolina. Di tech cavallo cicciona. Ma aspetta, un ciliegio, ma vuoi dirmi che era quel mona di George Washington? Ma vaffanculo. Vabbè, almeno ho finito e posso completare la sfida per finire il fottuto livello. Mo dove minchia era? Ah, eccolo qui, dai, abbiamo sta sfiga del manga. Devo ancora completare i quadri, ma la fantasia qui dov'è finita? Vabbè, iniziamo aggiungendo il tenente Morse. No, cazzo! Martello di Morse, martello di Morse, basta! Sì, ma entra nel fottuto quadro. A quanto pare non va bene, allora nelle colline di Windows XP niente è meglio di un bel pedobear. No, non ho chiesto una pecora, gioco di merda. Proviamo col Nyan Cat. Sì, ma in questo quadro non ci va niente, seriamente gioco di merda, ma che cazzo devo fare, e perché questa specie di Robocop mi sta fissando il culo da mezz'ora? Ah, forse ho capito, proviamo a mettere un Cristo di robot nel quadro. Minchia, finalmente, ma dirmelo prima che volevi un cazzo di robot, Noè? E questo coso che vuole, per me è un bel dildo da ficcarsi in culo. Un dingo bau bau, ma anche no. Fammi indovinare, dalla faccia penso tu voglia una bella caverna del bunga bunga, vero? Nel quadro non ci sta neanche, ma va bene così. Altre colline di Windows XP, chissà che ne uscirà fuori. Una zombie, ho la persona giusta per te. Ciao 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 ciao! Bimbo banana, ora sei un quadro, e i quadri non parlano. Ma vaffanculo! No, la nonna no, a te serve sto cazzo, vero? Ecco appunto uno sbocco, ma non intendevo proprio questo sbocco, XD. Proviamo con Alu, ma che succede, mi sta andando a fuoco, deve essere nel suo ciclo, asdasdasdasd. Neanche una casa gli sta bene a sta vecchia, ma porco Buddha. Sentite, io ci rinuncio, non ne posso più di questo. Di un dio! Vabbè ragazzi, prima di terminare il video ci tenevo a dirvi che in questi giorni ho visto un botto di gente iscriversi e disiscriversi, e vorrei domandarvi, ma che cazzo di gusto ci trovate ad iscrivervi per poi togliervi 5 fottutissimi secondi dopo? Ma io boh. Poi ho beccato uno che si era iscritto al canale e gli ho domandato il perché si era disiscritto, e cosa mi viene a dire? Perché data la mia assenza si era annoiato e pensava che mi era passata la bolgia. Cioè, obiettivamente, va bene che io diventi un po' noioso, ma per il fatto dell'inattività non so se lo sapete, ma ho anche una cosa chiamata vita, porca puttana, per chi mi avete preso, per Luke4316 che pubblica 500 video al giorno. E poi voi avete la minima idea di quanto ci metta a fare uno dei miei video loquendo? No.
Allora ve lo dico io, per fare un video eloquendo fatto per bene che faccia ridere, ci si impiega dalle 3 ore fino anche alle 9, o addirittura in rari casi 10 ore, dipende da uno che tipo di video vuole fare, per esempio lo speciale 700 iscritti del TG Babbo, ci ho messo circa 2 ore per fare tutto, ma quasi nessuno lo ha cagato, o addirittura non sa che neanche esiste, invece il secondo episodio di Modern Loquendo 3 ci ho messo 8 ore ad editare il tutto, e come vedete è il mio video più visualizzato. Quindi ragazzi, se volete che io faccia un video al giorno, dovrete accontentarvi dei soliti video loquendo per i principianti, invece se volete video che fanno davvero ridere, vi tocca avere pazienza, rosicare disiscrivendovi, non servirà un merito cazzo. Cambiando discorso, ho deciso di cambiare leggermente i piani per questa serie, saltando qualche livello, perché sennò diventerebbe una serie un po' pallosa, e infine, vedrò di portarvi anche qualche nuovo video, diverso dagli altri. Qui è tutto dal vostro Ale LGB, grazie di tutto per i faticosissimi 1200 iscritti, se qualche mona non si disiscrive, commentate ed iscrivetevi, ma non fate l'opposto, ciao e alla prossima.